cari amici telespettatori, che a questo evento di Street Food Primavera incontriamo un'eccellenza nel suo settore, oltre che un amico, Giuseppe Arena. Ciao, buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti. Grazie, gentilissimo. Bene, ci troviamo in questo evento, un evento particolare che va un pochino a far conoscere e a degustare le specialità gastronomiche, sia dolci che salate, della nostra, della vostra, ma anche della nostra amata Sicilia. Giusto per quello che dici tu, ovviamente è un evento, lo street food che gira un po' per alcuni cittadini e paesi dell'Interland di Messina, dove faranno e facciamo degustare dei prodotti tipici, diciamo, del territorio. Faccio una piccola anticipazione che fra una ventina di giorni ci sarà un street fish proprio a Capo Peloro e ti invito ovviamente a venire a vederlo, che si tratterà solo di street fish o di pesce, dove bene, a me hanno dato una mansione di fare un sorbetto che si accoppi al con pesce, le specialità di pesce. E sicuramente già tu non starei dormendo la notte, cioè, per poter far sì che si possa degustare un gusto tutto nuovo e particolare. Sì, c'è già pensato? Allora, già abbiamo dato con i ragazzi che collaborano con me. Che ora andiamo a conoscere. Già abbiamo buttato le prime bozze giù, dove vorrei fare un incontro di tre agrumi, diciamo, particolari, tipici del nostro territorio. Non vuoi accennare nulla, capito che non vuoi. Sai come sono, se prima non ho la certezza al 101%, è corretto. Non mi sbilancio tutto. Diciamo che le prime prove sono andate bene. Poi vedremo un attimino di capire come migliorare la cosa o meno. Ma sicuramente non mancherà e sarà un prodotto, come sempre, eccezionale. Vabbè, abbiamo nominato gli agrumi, li vogliamo un pochino menzionare, quali sono quelli tipici della Sicilia? Come materie prime del territorio lo sappiamo benissimo, la Sicilia ce ne offre tante, fra di cui gli agrumi in primis, vedi l'arancia rossa di Ribera, è un'ottima arancia rossa, il limone, ci sono dei limoni interdonati qua proprio del posto, o addirittura dei mandarini. Io adoro ad esempio fare il sorbetto di mandarino, ma perché è un mandarino mio, nostro, e nello stesso tempo esprime un po' chi è noi artigiani. Vedi anche che in antichità i nostri dolci tipici, come la cassava, come il cannolo, venivano adorniati con degli agrumi, come l'arancia e il cedro, come bellezza per coreografia anche. Sia come colore che come profumazione. Sì, assolutamente sì. E parlando di questo, tu mi hai fatto tornare in mente le granite anche con il mandarino, le granite veramente che quando noi veniamo in Sicilia, veniamo a Messina, dobbiamo fare una capatina, perché veramente, vabbè, vogliamo dire la granita, la vera granita, che è come la si faceva e come tu la fai ai vecchi modi, alla vecchia maniera. Sono, diciamo, delle ricette tramandate da nonno, padre e figlio. Ecco. E io spero di tramandarle a mio figlio. Da noi la granita nel messinese è un po' diversa a quella delle altre parti della Sicilia, vedi Catania, vedi Palermo o meno. Da noi il concetto di granita deve essere quasi un mangia e bevi. Poi c'è l'icona della nostra colazione, tutto per questo fatto la nostra classica mezza con panna, che già nel lontano Novecento si dava questa bevanda rinfrescante che era, cioè, questa granita. È nato così il fatto che le porzioni, no? È nata questa cosa dalle porzioni che non lavoravano per intero grande la granita, ma la preferivano una mezza piccolina. E così si è andato a prendere un bicchiere d'acqua, e tuttora ci sono alcuni bar che servono la granita storica nel classico bicchiere, dove danno pure l'acqua, ecco, e per metà panna e per metà caffè. Cioè sotto caffè e sopra panna, per l'esattezza. Che bello portare avanti le tradizioni e parlarne anche con i giovani. Ecco, come hai detto tu avresti il piacere di tramandarlo a tuo figlio. Ma parliamo di adesso. Vedo che c'è per questo evento, per questo street food di primavera, hai fatto un qualcosa insieme ai tuoi collaboratori di particolare. Sì. Vedo che c'è un cannolo, cioè la pasta del cannolo però fatta a cono. Ecco, sì, ve li inventate di tutti, in tutte le maniere. Assolutamente, giusto per quello che hai detto tu, abbiamo voluto portare. Ne vogliamo prendere uno per farlo vedere? Francesco, così lo facciamo vedere ai nostri...
Amici telespettatori che ci stanno seguendo, ecco, è il classico cono da gelato, però con la pasta del cannolo. Ecco, praticamente il suo nome? Francesco, benissimo. A te è venuta questa idea di fare... L'idea è partita da Giuseppe, come sempre, perché è un maniaco dell'impresa difficile e mi va, diciamo, a coinvolgere. Giuseppe, proviamoci, ho detto io. Mi ha dato questa idea e poi da lì è nata questa impresa che poi ci ha portato qui con tanti grandi risultati. Questo ecco. È altro che abbiamo voluto fedelmente far fede alla tradizione nostra siciliana, cioè la buccia del cannolo, e diciamo, dandogli un tocco di eleganza diversa, farla proprio a buccia, a cono. Da là il connubio fra lui di pasticceria e io di gelateria, perché non mettergli il gelato dentro? Da noi il cannolo si serve o di ricotta o di cioccolato, di gianduia. E così è nato il nostro cono cannolo. Dire che l'avevamo già presentato a settembre nel primo Street Food già a Messina, è andato benissimo. E così vogliamo e desideriamo noi fare un'icona dietro della nostra cultura pasticcera e gelatiera, che si può andare benissimo d'accordo per avere un futuro prossimo del rito, perché mi diverte il camera e ne sta guardando, tipo, sì, mangia, sì, degusta, e ha la sua fortuna. E va bene, e fa di tutto. Quanto è importante creare sinergia? Cioè, ecco, questa vostra idea, lo sposare, il connubio, ecco, creare sinergia anche nel vostro settore, quanto è importante? Allora, oggi più che mai, dopo quello che abbiamo un pochettino sopportato tutto, causa Covid, crisi e via dicendo, e quant'altro, è giusto che sia una sinergia che vada d'accordo, secondo me, un po' tutti. Venga e vi spiego, io molte volte prendo atto ad altri colleghi, ovviamente di fronte a me, anche molto vicini, che dicono sempre una frase che uniti si vince sempre e si va avanti. Più si sta uniti, poi si scambiano delle idee, delle confrontarsi anche, e modificare un qualcosa, serve. È una cosa che principalmente è giusto per i valori della nostra terra, per poter portare avanti le nostre tradizioni. E poi è importante sempre portare avanti l'artigianalità. Questo sì, è importantissimo. Ecco, un buon gelato artigianale. Fa bene alla salute, fa bene, diciamo, al cuore, che... fa bene un po', sì, a tutto. Infatti. Ecco, vedo che già lo hanno capito, lo stanno capito assaporando. L'hanno capito benissimo. Bene, Giuseppe, però voglio conoscere il tuo collega, un pasticcere, Francesco, giusto? Sì, certo. Da quanto tempo è in questo settore e ha questa passione per questo lavoro questa molto bello? Questa passione è nata nel 1989, sotto la festa di Tutti i Santi, dove magari sono andato a trovare questo lavoro in una pasticceria e da lì sono incominciato la mia strada. Cominciando con la frutta martorana, scardellini e tutto, e piano piano ci siamo introdotti nel settore proprio della pasticceria vera, dove lì è partita proprio la propria produzione artigianale, dove si faceva ancora il cannolo, che a Messina ormai lo comprano tutti. E da lì è nata, da questa passione, dopo 20 anni di attività, ho deciso di aprire un'attività. Poi Giuseppe, ha un paio di anni che collaboriamo con Giuseppe, mi ha contattato e mi ha fatto questa proposta del cannolo. Guarda Giuseppe, fammi pensare un pochettino, fino a quando? Ho detto ci siamo, lo possiamo realizzare. Il gelato non manca le qualità, Giuseppe, e da lì ci siamo avventurati con questa qualifica qua, questo cono cannolo che ci ha portato dei grandi risultati. Bene, il cannolo è siciliano, cioè chi sente cannolo ormai è vostro. Però che altre specialità abbiamo qua in Sicilia? Che si possono trovare magari proprio qua a Messina, o nell'Interland. Le specialità nostre sono tante, dalla granita, come ha sempre citato Giuseppe, sia anche dalla pasta di mandorla, dalla frutta martorana. Ecco, la frutta martorana è anche vostra, come si fa per chi non lo sapesse? La frutta martorana viene fatta con della mandorla nostra, siciliana ovviamente, con dello zucchero, glucosio e dell'acqua, e viene impastato tutto, amalgamato, e poi viene stampato. Molti frutti vengono fatti a mano, con tipo le come l'albicocca, la ciliegia, la prugna, la nespola,
la figa e Che poi la castagna. vengono come se fossero vere, ecco, Bene, proprio frutta. assolutamente. Poi altre forme come il mandarino, mandarancio e tanti altri frutti hanno di bisogno, diciamo, la forma. E poi da lì vengono create con dei coloranti alimentari.